Facciamo un applauso allora alla Salento Motorsport, organizzatrice delle 7 Morelli dei 5 Comuni, che partirà tra qualche minuto qui da Piazza Cappuccini e altre case. Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on, it's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need, no, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto. Questo 5 comuni oggi è bellissimo, speriamo di finire. Ambizioni di gara? Nessuna, voglio soltanto finire, divertirmi e dare spettacolo al pubblico. E sicuramente il pubblico saprà contraccambiare se darete spettacolo, noi ve lo auguriamo. Questo equipaggio viene da Parapita, ritorna alle gare dopo 5 anni di assenza, dunque un periodo molto lungo, ci sono stati un po' di ritorni.
piccola curiosità, nell'ambito dei rally c'è un po' di scaramanzia, per cui come avete visto questo è l'equipaggio numero 12, il successivo sarà il numero 14, il 13 normalmente insieme al 17 non vengono volutamente assegnati per una questione di scaramanzia. In Italia ovviamente temiamo il 17, ma nei paesi anglosassoni temono il 13. Oh,
Marco Stanca, Luigi Barone, Renault Clio in configurazione a 7, la loro scuderia della Casarano Rally Team ritornavano a gareggiare dopo 5 anni di assenza. Credo di aver detto tutto, chiudiamo la portiera così facciamo l'intervista e poi siamo a favore di camera. E questo 5 Comuni com'è andato? È andato tutto bene, la macchina è forte, ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto. Anche l'equipaggio ha saputo dire la sua. Sì, come prima volta è stato veramente bravissimo. Ok, salutiamo anche Stanca e Barone, anche per loro lo spumante. Ultimissime foto, tutto pronto, dunque ci salutano anche Stanca e Barone. Già pronto